Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo a San Biccio Comics con Marco Riggio, l'autore di Bioma. A questo punto, prima cosa la spontanea, quando nasce l'idea di questo Bioma e soprattutto perché Bioma? Sì, è un progetto che nasce a fine 2022 e abbiamo lavorato con altri 5 ragazzi per creare questo artbook, e perché volevamo fare qualcosa che unisse tutte le nostre passioni. E infatti è un po' un miscuglio di varie idee e concetti, ed è un passion project che ci tiravamo avanti da tanto tempo e siamo molto contenti di essere riusciti a crearlo. Un mondo nuovo, dice, ma è veramente un mondo nuovo oppure una rivitalizzazione del mondo reale? È un mondo nuovo che si viene a creare dopo il nostro mondo, dopo l'apocalisse, la distruzione del mondo nostro. Si viene a creare un nuovo equilibrio con delle creature gigantesche che hanno preso il predominio nel mondo, e quello che rimane dell'umanità deve imparare a sopravvivere in un mondo che non è più suo. L'utilizzo del colore che poi tende a risaltare i personaggi, come poi soprattutto molto delicati, non forzati, ma un colore che in fondo dà luce al disegno. Sì, a noi piace molto contrapporre luci e ombre, anche perché rende molto l'idea del grim dark di questo mondo, un mondo in cui è difficile sopravvivere, un mondo in cui le risorse non sono facilmente reperibili, e quindi faccia vedere il contrasto proprio della vita di tutti i giorni. C'è qualche personaggio che hai dentro, all'interno, che hai disegnato, che un pochettino come carattere, come sensazioni ti possa rappresentare? Sicuramente sì, e anzi in realtà c'è un piccolo easter egg all'interno del libro. I personaggi delle pianure del sale di questo libro hanno ognuno le fattezze di uno dei disegnatori del libro. Quindi sì, ci sono io nei panni di uno dei leader del popolo delle sabbie, che è costretto a fare decisioni difficili per cercare di mandare avanti la propria tribù. A questo punto ci manca soltanto dove poterti raggiungere, soprattutto dove poterlo comprare. Sì, è disponibile nell'e-shop di Tora, e mi trovate in fiera qui, e potete trovarci nel nostro sito italianprimeartists.com. Perfetto. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata